Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuova rap reaction. Di nuovo andremo a trattare di alcuni artisti emergenti. Insomma, sapete che mi piace farvi conoscere roba nuova che non ho mai trattato. Per cui adesso, oggi andremo a vedere la nuova canzone di Amil Leonardo con produzione di Lecter, ossia Wesh. Prima di tutto vediamo la canzone e dopo la reaction e dopo l'opinione che darò parleremo anche degli artisti, perché ho letto un'intervista che comunque vi lascio in descrizione, in cui parlano appunto di loro, dei loro progetti, delle loro canzoni. Per cui insomma andiamo a conoscere questi artisti, ma prima di tutto sentiamo il pezzo. Wesh a Amil Leonardo, produzione di Lecter. Ok, beat al piano piuttosto malinconico. Wesh. Ok, lui è Amil Leonardo. Tirano i fili, tutti i fili. Ecco, lui è Lecter invece. No, beh, flow del genere veramente mi piacciono un botto. Ha un accento fantastico che... Bellissime queste mosse, vanno un sacco di modo ultimamente. In parecchi video li vedo. No, non lo è. Che sguardi ragazzi, che sguardi. I ragazzi mi chiamano Lewandowski, è una citazione al loro pezzo vecchio. Bomba pure quello. No, no, non lo so. Non lo è. No, non lo è. Madonna raga, che cazzo di bomba è? Che cazzo di bomba è? Ora lo so anch'io. Mi è piaciuto un botto quando fa: come dice mio padre, ci vuole più di un negro per fare il ghetto. Bene, ti manca il negro, ti manca il ghetto, colma il gap, 20092 cap. È un concetto ormai che hanno detto in veramente in tanti, però espresso in questo modo è veramente veramente figo. Cioè già la citazione a suo padre, ci vuole più di un negro per fare il ghetto, è una sorta di anche di monito, di avviso a chi vede il ghetto dove in realtà non c'è. E per colmare il gap, 20092 cap, che dovrebbe essere, vediamo un po', ora controllo. Esatto, esatto, Cinisello, di Cini, anche lui, anche Amil e anche Lecter. Allora, lo stile è veramente particolare e il flow, l'accento ci stanno. Mi è piaciuto anche molto quando cambia flow e si sente una voce un po' più profonda. È una canzone di quelle che appunto ti gasano, pur non essendo, insomma, allegre e spensierate, capito? È una canzone che tu ti ascolti e dopo che te la sei imparata a memoria te la metti a cantare proprio a bestia. Il testo, come ben sapete, non è nelle mie corde. Diciamo che gli argomenti non sono affini a ciò che piace a me. A me piacciono più i pezzi con i giochi di parole, oppure degli storytelling, oppure delle citazioni per dire al cinema o a mille altre arti. Per cui per quanto riguarda concettualmente il testo non è che mi attira granché. Quel che mi attira di più è sia la produzione di Lecter, che è veramente strepitosa, sia il flow, il mood della canzone che hanno voluto dare tutti e due. Secondo me come è stata creata la canzone è veramente veramente una bomba. Spero non facciano lo stesso errore di Sfera Ebbasta, l'ho già detto nella reaction di BRNBQ, ossia di continuare a ripetersi concettualmente sempre gli stessi argomenti, sempre nelle stesse canzoni. Spero che vadano avanti variando e puntando anche a testi di altro genere, perché sperimentare va sempre meglio. Comunque questa canzone bomba bomba. Vi avevo detto anche che avrei parlato di questi due artisti che ho notato. Allora, Lecter ha iniziato con FL Studio come molti hanno fatto ed è diventato un producer appunto partendo dal nulla, praticamente da un PC, e cominciando a fare le sue produzioni con FL Studio. Poi pian piano è maturato, l'hanno notato ed insomma ha cominciato a collaborare con vari artisti. Il nome deriva da Hannibal Lecter, ha sostituito la C con la K per renderlo più personale, e anche il concetto appunto di mangiare gli altri rapper e gli altri artisti nasce da quello lì, dal Lecter. E il nome Amil è particolare come è nato tutto ciò, perché praticamente lui viveva in casa con Arcangelo, Arcangel come volete voi, è uno dei maggiori esponenti di reggaeton mondiali. Cioè oltre ad essere cresciuto con una realtà che praticamente è la ricchezza in sé, e quindi parliamo di ville, parliamo di parchi, parliamo di Daddy Yankee come vicino, ha vissuto una realtà che è completamente strana al ghetto che parla di questa canzone. La mamma di Arcangel lo chiamava Amil invece di Amin, che è il suo nome. Allora da lì è nato questo Amil, che è diventato il suo nome d'arte. Il prossimo mixtape di Amil, con anche alcune produzioni di Lecter, si chiamerà Push Air, che deriva sia da pusher e sia da spingila, quindi Push Air
Inoltre insieme stanno appunto lavorando a questo progetto che si chiama Flus Music, che è anche il nome del canale su cui hanno caricato questo video. E insomma non ci resta che aspettare per nuove canzoni. Spero veramente in altre bombe, come ho detto spero che non si ripetano concettualmente, e spero che sfornino altre bombe di flow come questa. Bella per Amil, bella per Lecter, supportiamo queste artissime genti che spaccano un botto. Noi ci vediamo alla prossima rap reaction, vi lascio in descrizione il link per il video e il link per l'intervista. Bella a tutti, adios!